Come detto nello scorso video, a causa della lunghezza complessiva troppo elevata, in questa seconda parte della fase 3 ci occuperemo del lavoro che riguarderà la locomotiva. A questo punto della fase 3 dobbiamo lavorare sulla locomotiva. Dobbiamo andare a posizionare i componenti che controlleranno un relè qui dentro. Questo perché questo relè avrà la funzione di, in condizioni normali, far prendere la corrente dal pattino anteriore. E invece, nel momento in cui la locomotiva inverterà la direzione, dovrà far prendere la corrente dal gancio. Ora, dobbiamo a ricavarci dello spazio per mettere i componenti, senza andare a interferire con gli organi di trasmissione, B, andare a sostituire anche questo gancio. Quindi procediamo con il rimuovere il decoder e questa piattaforma bianca che si rimuove tranquillamente con un cacciavite semplicemente incastrata. Il gancio è nascosto da questa piattaforma, nella quale però è anche presente la sede che governa la molla. Quindi dobbiamo prima rimuovere la molla, poi questa piattaforma nera. La piattaforma è messa ad incastro e basterà con un cacciavite piatto fare un po' di leva per riuscire a rimuoverla. Ecco fatto. Rimuoviamo il gancio, che verrà via con estrema facilità. Questo è il gancio originale, senza contatti. Questo è il gancio con i contatti. Vedete che c'è una leggera differenza nel quanto riguarda la guida. Qui termina così, su questo termina così, probabilmente perché questo qui è un gancio per vagoni e non per la locomotiva, ma per il resto è esattamente, non è identico mai nella vita. Come avete visto, i ganci sono diversi. Per risolvere questo problema ho quindi pensato di rimuovere i contatti metallici da quello che li possiede e di andarli a inserire su quello nuovo, utilizzando però una specie di maglia esterna che, avvolgendo i contatti, li terrà uniti alla superficie del gancio stesso. Sarà più chiaro appena lo vedrete. Dico solo che per farlo ho realizzato, grazie all'ausilio di una stampante 3D che mi è stata prestata da un amico, questa è una specie di parallelepipedo che andrà ad avvolgere i contatti in questo modo e li terrà fermi. Più avanti, fra un paio di minuti, lo vedrete direttamente. Il mio intento per guadagnare spazio è quello di utilizzare dei pezzi di plasticard, uno da posizionare sopra il pezzo bianco per avere molto più spazio dove mettere i componenti e un altro tipo piattaforma da inserire davanti alla scheda in questa posizione qua. Vedete che ha delle feritoie sul lato perché ci sono degli incastri in concomitanza, questi qui, perciò se fosse stato un unico pezzo dritto la carrozzeria non si sarebbe più richiusa, così invece si chiude correttamente. Questa era la mia idea per ricavare maggiore spazio nella locomotiva. Vedete che questa piattaformina qua davanti non intralcia una meccanica e permette la lubrificazione, mentre questa qui dietro, essendo incollata sul pezzo bianco, possiamo tranquillamente rimuoverla. In questo momento vedete un 7805 e un condensatore da 1000 microfarad per 6,3 volt. Ora, perché questi? Perché il relè che si occuperà di gestire la commutazione del pattino sarà alimentato a 5 volt. Mi sono procurato un connettore SUSY, in questo caso femmina, con 4 fili, che andandosi ad infilare qua, e lo spazio nella locomotiva c'è, ci permette di avere non solo il più e il meno, ma anche con i fili della SUSY. Quindi, adesso cosa andiamo a fare? Su questa piazzola ho anche ritagliato questo quadratino per far passare i fili, perché il discorso è far passare i fili in modo tale che non diano fastidio al carrello. I fili, che in questo caso sono il nero e il giallo, li farò passare sotto la scheda e li farò sbucare qua e li fisserò qui sopra, mentre il rosso, che rigorosamente è il più, e il bianco, che è il meno, li faccio fare un giro qui di lato e li faccio uscire da questa fessura qua, in questa maniera qua. Ora il più andrà a mettersi sul pin 1, quindi questo qui, quello
più sinistra, il genio di finire in mezzo e qua a destra avremo la 5 volt. Il bianco e il giallo invece li andremo in qualche modo a fissare in queste piazzole qua davanti in modo tale che non diano fastidio perché ci serviranno più avanti. Così è come si presenta. Ho utilizzato gli stessi colori della carrozza pilota, quindi il blu è il meno, polo negativo, e il verde è il 5 volt. C'è in più questo filo che arriva dalla AUX 3 che servirà per comandare il relè. Poi vedete anche due fili a seguire verso il davanti, sono un 5 volt e un meno che mi serviranno per le future fasi, quindi sono qua sotto questo scotch. Purtroppo 5 volt possono essere fatali se finiscono in un circuito, quindi isolati e bloccati qua. Sempre qui sotto ci sono i due fili che arrivano da Susi e che adesso non sono utilizzati. Adesso dobbiamo mettere il relè e poi realizzare i collegamenti con il pattino. Questo è il pezzetto che vi dicevo, ossia una specie di maglia che andrà ad inserirsi così sul gancio e andrà come tale a bloccare i contatti. È molto preciso, perciò dovremo dare ancora una limata al gancino qua. Però per fare questo vi faccio anche vedere che tutto questo lavoro è facilmente rimovibile, in quanto andando a togliere semplicemente innanzitutto il decoder, ma andando poi a rimuovere i blocchini bianchi, si può tranquillamente sfilare la piastra. Si può sfilare così. Fatto questo, possiamo poi andare a rimuovere il blocco nero, ricordandoci che qui c'è la molla del gancio. Ed ecco qua che si sfila il tutto. Togliamo il blocco nero con la molla e abbiamo il nostro gancio. Dobbiamo fare in modo che questa roba qui calzi perfettamente. Perciò andiamo a dare una limata sui vari quattro lati per farlo scivolare il meglio possibile. Fatta la procedura di limatura attorno, avremo che le nostre due parti scorreranno con parecchio gioco. Non è grave, perché noi dovremo andare ad aggiungere gli spessori dei contatti. Nel senso che con un cutter dovremo cercare di rimuovere il contatto. In questo caso l'avevo già rimosso, normalmente viene via più difficilmente, da il gancio conduttore, che vedete è proprio diverso. Fatto questo, è nostra premura però saldare i fili prima di metterlo qua, perché altrimenti rischiamo che il calore rovini tutto. Fatto questo, dovremo poi posizionare la nostra placca nella posizione più o meno corretta, fare passare la nostra piccola guida esterna, e poi andare a fare questo lavoro così, da con entrambi i contatti. Magari possiamo mettere un goccio di colla per tenere più fermo il tutto, e poi questa specie di maglia terrà i contatti nella posizione corretta e ci permetterà di avere un contatto stabile e soprattutto duraturo nel tempo. Adesso saldo il filo e poi lo riassemblo sulla locomotiva. Ecco come si presenterà il gancio, con la sua maglia nera attorno ai contatti e il filo saldato nel contatto di destra in concomitanza del pattino. Quello a sinistra per adesso non è utilizzato e non ci ho messo nulla. Adesso gli darò un goccio di colore solo per nascondere il nero, ma il lavoro è stato ottimato. Questo è il relè con due contatti sulla destra, verde più 5 volt, marrone verde AUX 3 per controllarlo, sulla destra tre fili rossi dove il primo arriva dal gancio. Il centrale finisce alla piazzola sulla scheda logica e il primo invece è quello del pattino anteriore. Normalmente quello centrale e quello di destra, quindi pattino anteriore, sono collegati. Se attivato si attiva quello del gancio. Vediamo adesso insieme alla carrozza pilota l'inversione del pattino. Per la programmazione del decoder bisogna considerare un aspetto però. Se noi andassimo ad associare l'attivazione del relè con il semplice cambio di direzione, questo relè si attiverebbe ogni volta e ciò implicherebbe che la locomotiva non potrebbe mai viaggiare da sola. Quindi la scelta sta a voi. Io, dato che a volte mi è capitata di farla correre da sola in entrambe le direzioni, realizzerò la commutazione su una funzione a parte, ossia quando quella funzione sarà attiva e la direzione sarà invertita, il relè si attiverà, mentre normalmente con il solo cambio di direzione il relè non si attiverà e la corrente continuerà a essere presa dal pattino della locomotiva.
ma questa è una scelta personale e starà a voi decidere. Da sola, in questo momento, può andare sia avanti, che indietro. Voglio fare una dimostrazione di quello che succede se attivassimo il relè quando non c'è la carrozza accoppiata. Io adesso ho attivato la funzione che lo controlla. Le luci anteriori accese indicano che la direzione è quella anteriore. Se io cambio la direzione, sentite questo tac 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 tac, perché il relè si gira, manca l'alimentazione al decoder e il relè torna al pattino anteriore. La funzione è ancora attiva, il relè si riattiva ed è un loop infinito, che a lungo andare rovina sia il relè che il decoder. Quindi ecco perché una funzione dedicata permetterà di usare il pattino di coda solo. Bene, in questo momento è accoppiata alla carrozza pilota, quindi quando andiamo ad azionare il relè e invertire la direzione, il click è singolo, non è più un loop. E la corrente sta venendo presa dal pattino della carrozza pilota. All'inversione di marcia, la fase 3 è finalmente completata.